Ciao a tutti, Lockhart, nuovamente protagonista su Mob Italia, come più volte è capitato quest'anno. Questa volta è l'occasione di presentarvi il nuovo mouse Savu, un mouse estremamente leggero, di dimensioni medio-piccole, che ha una superficie di due tipi diversi, porosa e ruvida, dove la si impugna in modo da avere un grip veramente saldo, e ovviamente liscia in prossimità dei tasti 7 cliccabili, completamente programmabili, e ovviamente che sfruttano la tecnologia Easy Shift, e quindi uno dei tasti funziona appunto da shift, e quindi vengono duplicate, raddoppiate tutte le funzioni che potrete attribuire, anche le macro, ai vari tasti, compresa la rotellina dello scroll. Tasto Easy Shift che troverete anche su tutte le tastiere Lockhart, quindi se ne avete una potrete sfruttare pienamente tutti i 7 tasti cliccabili, quindi avere 14 funzioni programmabili. Un mouse ottico invece che laser, come spesso ci ha abituato il mercato di questi tempi. Un mouse ottico che arriva a ben 4000 dpi, perfettamente scalabili, e quindi è un po' una novità assoluta per il mercato. Il cavo è in tessuto, è antistrappo, anche questa è un po' una novità perché neanche il cone né il cova lo sfruttava in precedenza. Adesso andiamo a vederlo in azione. Innanzitutto vi faccio vedere anche i vari colori che il LED completamente programmabile assume di volta in volta. Potrete gestire tranquillamente come vorrete la varia alternanza di colori e metterne anche uno fisso. Questo è il sito della Lockhart dove sono elencate le caratteristiche che vi ho appena detto. Adesso vediamo di andare a aprire il pannello di controllo della Lockhart, eccolo qui, e voilà. Come potete vedere, nel main control ci sono tutti i vari comandi per regolare la sensibilità e la velocità di scroll della rotellina, i vari dpi che potrete settare a 400, 800, 1600 e 4000. Poi attribuire tutte le funzioni che vorrete ai tasti, addirittura qui potrete assegnare l'Easy Shift quello che vorrete. C'è anche un macro manager molto semplice che registra in diretta tutte le vostre macro, solamente schiacciando due volte, una per avviarlo, ovviamente una per fermarlo, le varie sequenze di tasti che vorrete. Advanced Control, appunto, come vi dicevo prima, potrete scegliere i colori che meglio crederete per il LED luminoso del Savu, e il polling rate, che di default è a 1000 Hz, e novità assoluta il Lockhart RAD, cioè Lockhart Achievement Display, che è una sorta di gioco all'interno proprio del software manageriale, e cioè praticamente un software che vi registra tutto quello che fate con il mouse, cioè tutti i click, da quelli del bottone sinistro al destro, agli scroll, all'easy shift, tutto quello che farete sarà registrato, e i vostri achievement, i vostri record vi sbloccheranno dei trofei in successione, che potrete condividere con la community della Lockhart direttamente online. È una sorta di sistema molto simile a quello che poi abbiamo anche nei nostri MMORPG. Dicevamo di questo pannello di controllo molto semplice e molto efficace da usare, appunto. Cos'altro dire se non che il mouse della Lockhart l'abbiamo trovato veramente interessante anche in virtù del prezzo decisamente concorrenziale che la Lockhart ha deciso di attribuirgli. Lo troverete su internet, ma anche nei negozi specializzati, ad un prezzo intorno ai 60 euro, che comunque per un mouse che arriva a 4000 dpi, che è un ibrido eccellente sia gaming che Windows, non è affatto male. In conclusione possiamo comunque dire che Lockhart continua a stupirci dopo la presentazione del Power Grid, che vedremo probabilmente in diretta al Gamescom. Ci presenta sempre degli ottimi prodotti
come questo mouse di fascia media, ma che ha delle caratteristiche, fascia media per il prezzo probabilmente, ma ha delle caratteristiche veramente di mouse di alto livello. E con questo vi saluto e vi aspetto alle prossime puntate di The Gaming Theory. Ciao a tutti.